Immagini che si commentano da sole e che arrivano dal Gargano, dove il maltempo ha continuato a flagellare il promontorio pugliese da questa notte sino alle prime luci dell'alba. Intensi nubifragi che si sono abbattuti nella zona di San Giovanni Rotondo, dove le strade sono diventate dei veri e propri fiumi d'acqua. In città sono caduti oltre 110 mm di pioggia, mentre in altre zone sono stati superati i 200 mm. Le immagini, piuttosto atipiche, mostrano addirittura qualcuno che questa mattina ha percorso le strade allagate con una moto d'acqua, ma c'è davvero poco spazio per sorridere sul Gargano, dove la situazione è alquanto critica. La furia del maltempo ha scatenato torrenti d'acqua provenienti dalle alture che si sono riversati nei centri abitati, provocando non solo allagamenti, ma anche frane e smottamenti. Alcune strade sono compromesse, situazione che non migliora nemmeno a San Marco in Lamis, comune vicino a quello di San Giovanni Rotondo. Anche qui strade allagate, diversi disagi, interrotte alcune linee ferroviarie e la viabilità di almeno due strade provinciali. Già nella notte tra venerdì e sabato scorso si era verificato il primo nubifragio portato dal maltempo, sempre sul Gargano. In quella circostanza San Menaio e Rodi Garganico hanno visto riversati diversi millimetri d'acqua che hanno provocato l'allagamento di strade e cantine. Momenti di paura, fortunatamente senza feriti, ma solo con gravi disagi. Il maltempo nelle prossime ore continuerà ad interessare la Puglia e soprattutto il Gargano. La Protezione Civile stamane ha emanato un nuovo bollettino meteo con allerta arancione per il promontorio pugliese, che dunque si appresta a nuove ondate di maltempo nelle prossime ore. Allerta gialla nel resto della Puglia. Ieri a Gallipoli una spettacolare tromba d'aria si è manifestata al largo della costa ionica, che fortunatamente non ha toccato la terraferma.